Salve a tutti gli amici di Campania nel pallone qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove da pochi istanti si è conclusa Napoli-Cagliari con il risultato di 2-1 in favore degli azzurri. Napoli che dunque ritrova la vittoria al Maradona anche in campionato, lo fa in una gara sofferta ma vinta meritatamente contro un Cagliari all'insegna del catenaccio e dell'ostruzionismo, un ostruzionismo che l'arbitro ha consentito in pratica per l'intera gara, non prendendo i dovuti interventi attraverso i cartellini. Però l'importante è che il risultato finale sia stato quello sperato, una vittoria davvero fondamentale sotto vari aspetti, fondamentale anche per far sì che comunque la squadra acquisisca primo gol attraverso un cross. Molto importante anche il gol di Kvicha Kvaratskhelia, che aveva bisogno di sbloccarsi visto il momento molto complicato che stava attraversando, e qui Victor Osimhen gli ha davvero fornito un assist strepitoso, rendendosi protagonista di una giocata che davvero può compiere soltanto un calciatore dotato delle sue doti atletiche. Dunque, detto questo, è al momento tutto qui da fuori grotta. Come già detto, una vittoria davvero molto importante sotto vari aspetti, che può consentire di ripartire al meglio, che può essere un toccasana anche dal punto di vista mentale e delle certezze, perché questa squadra ha bisogno di ritrovarsi anche sotto il piano delle certezze, certezze che comunque sono venute a mancare dopo la gestione Garcia, che appunto ha demolito questo Napoli non soltanto da un punto di vista tattico ed atletico ma anche mentale. Dunque è chiaro che questo Napoli è ancora una squadra convalescente, c'è ancora da lavorare sotto vari aspetti, però del resto era impensabile che le nefandezze compiute da Garcia e dal suo staff potessero essere totalmente cancellate dal giorno alla notte. L'importante è che i graduali miglioramenti ci sono, e non resta che sperare che proseguiranno partita dopo partita. Detto questo, vi saluto, un augurio di una buona serata a tutti e appuntamento ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel pallone.